La legalizzazione della cannabis non è nel contratto, conferma? E vabbè, no, che io sappia non è prevista nel contratto, che io ricordi, perché il contratto sì, anche no, non c'è. Non quindi... è prevista nel contratto. E quindi non si farà. Ritengo che non si farà. Ho capito. Che non è previsto nel contratto e non si fa, a meno che, questo ci tengo a dirlo, ci sono nuovi temi, per esempio, importanti, di cui si vuole discutere, allora le due forze politiche si mettono d'accordo. Non si farà neanche la TAV, Ministro. Mettono nuovi impegni. Neanche la TAV si farà, Ministro. Sabato la Lega era in piazza con i SITAV, invece. Ma allora, qui se rientriamo nel discorso delle grandi opere, mi dispiace essere ripetitivo. Il Ministro Toninelli sta facendo una ormai famosa operazione di valutazione costi e benefici. In alcune opere riteniamo che i costi siano assolutamente eccessivi, in altri su cui già abbiamo detto che si proseguirà ci sono i benefici, ma il dibattito è un dibattito, ripeto, importante nell'interesse dei cittadini italiani. E comunque il referendum non ci sarà sulla TAV, cosa che aveva proposto Salvini. È caduta la linea. L'abbiamo perso. Pronto? Pronto? Ecco, Ministro, l'avevamo persa. Sì. Non abbiamo sentito la risposta sul referendum. Ci sarà, ci sarà? A me piace lo strumento del referendum. Chiaramente ci si confronta e non c'è alcun problema. Personalmente su questa vicenda sarei contrario, però questa è un'opinione personale, perché insomma siamo ad un punto in cui le valutazioni tecniche ci porteranno a valutare, a fare un bilanciamento dei costi e dei benefici. Va bene, è stato chiarissimo, Ministro. È chiaro che dal mio punto di vista il referendum è sempre uno strumento importante, che però bisogna vedere in quale fase si è della realizzazione dell'opera. Però ripeto, questa ci tengo a dirlo, è un'opinione mia personale.